Ciao, cioè, ma è incredibile, Ciao. le €50 di cuffie buttate nel cesso. No, è l'impostazione, Simo. Ma gli do una trambata in testa. Ciao ragazzacci, scusate del disguido tecnico. Ok, hai il computer attaccato alla corrente, vero Simone? Sì. E anche il Ok. cellulare, tra un po' pure io sono attaccato alla corrente. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Benvenuti a una nuova puntata del podcast, al microfono Fapos e qui con me due ospiti, d'eccezione uno. Il primo è Simone, giocatore American del blog. Saluta a tutti, Simone. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E ospite d'eccezione, Maledice dei Gioconauti. Ciao, buonasera, buongiorno, dipende che ora ascoltate il podcast, è un onore essere qua, veramente, una figata. Onore nostro. E perché abbiamo invitato Maledice? Perché l'argomento della giornata sono i giochi American, o meglio, i giochi American che ci hanno stupito in quest'anno giocoso, in questo 2023. Ora, è probabile che alcuni titoli che ci sono venuti in mente non siano proprio del 2023 puri, però gira che ti rigira, nel 2023 se ne è parlato tanto. Ora, Simone, vuoi iniziare tu o inizio io? Vuoi dirci tu cosa ti ha colpito o inizio io? Ah, io posso, poi, comincio subito con un titolone di quelli super, che a questo 2023, che ha catturato, che ha subito scalato le classifiche di gradimento all'umanità più che all'unanimità, che è The Witcher, il vecchio mondo, va così, subito. Ah, subito, così. Così, la tutti gli altri, sì, la prendo di lato larga, così. Sì, sì, la prendo leggera. No, beh, più che altro è perché quelli, giusto come impostato tu l'inizio della puntata, diciamo, è quello che fa i giochi tematici. Tra l'altro sì, è un American perché è un gioco d'avventura, con tutte le caratteristiche che ci piacciono, a stelle a strisce e in salsa barbecue, però c'ha delle soluzioni euro, ora Maledice sviene. Reduce da una campagna Kickstarter abbastanza, diciamo, di successo. In Italia è arrivata adesso la versione retail con Pendragon, e sostanzialmente è un gioco d'avventura ambientato nel mondo, appunto, ma ti è piaciuto perché si tirano tanti dadi? Ma in realtà più o meno si giocano tante carte, i dadi ci sono, ma è un deck building con le carte, tra l'altro, di quelli che ti piacciono, nel senso che le carte hanno più utilizzi, quindi vengono utilizzati per spostare la miniatura sulla mappa, per combattere, per comprare altre carte, quindi già questa cosa, diciamo, di avere la carta un po' che fa tante cose, che la puoi utilizzare un po' come dire, più versatile, fa a chiappo. Metti, diciamo, che al tavolo si presenta bene, metti che appunto c'è tutti dei riferimenti, dei rimandi, pur aspirandosi a un periodo non, diciamo, che riguarda il Witcher più famoso dei libri della TV, che è Geralt di Rivia, ma un'epoca precedente, diciamo. Anche se poi con le espansioni hanno inserito personaggi un po' più familiari, no? più famosi, più affezionati. E che dire, la cosa incredibile è la community che si è creata. Cioè, è un gioco, diciamo, non è un capolavoro, è un gioco che fa il suo, cioè che è fatto bene, è strutturato bene. La versione retail un po' si sente che gli mancano tantissime espansioni che ha e che rendono il gioco più completo. La cosa incredibile è che ha trovato subito, ha colpito evidentemente la combinazione del segno, ha catturato uno stuolo di appassionati praticamente sin da subito, ed è fra quelli più giocati. Sono andando nei vari gruppi anche sui social, eccetera, e viene tirato fuori e intavolato continuamente.
Io non è che voglio parlarne male, lungi da me. Sicuramente è del, i giochi usciti del 2003, tra gli American è forse quello che nella classifica thematic è il più alto di tutti. Cioè, ora ho aperto la pagina 111. Diciamo che la componentistica e il fatto che abbia le carte forse ha giocato un ruolo importante nella sua fama. Forse. Si spiega un poco, anche si intavola un poco. Sì, sì, sì. Ma le dice, tu l'hai provato? Assolutamente sì, l'ho provato più di una volta e ovviamente, allora, vogliamo chiudere un occhio sul fatto che tra un turno e l'altro passano 40 minuti perché questa è una puntata American e fa parte dell'animo American aspettare 40 minuti un turno. Superato questa cosa l'ho trovato veramente divertente. Allora, la cosa che mi fa impazzire è il fatto che è... in quel gioco tu puoi fare qualsiasi cosa. Io sono rimasto colpito nella partita in cui ho deciso di giocare a dadi nelle taverne. Io ero un Witcher che venivo da una scuola piuttosto complessa, quella del lupo, ho detto no, ma perché devo combattere? Io vado solo nelle taverne a guadagnare i soldi. I dadi hanno capito che era la cosa giusta e ho vinto la partita in questo modo. Cioè è una cosa assurda, cioè, ha un'anima sandbox veramente profonda, nonostante ci sia un deck building piuttosto corposo, combattimenti continui, il fatto che tu non sei mai tranquillo perché un Witcher può venire a casa tua a picchiarti e rubarti il trofeo, che è l'obiettivo del gioco, collezionare i trofei. È qualcosa di ben riuscito e poi soprattutto anche le quest che vai a pescare ogni volta nelle varie città o fuori dalla città nei paesi limitrofi danno soddisfazioni, cioè sono, alcune sono veramente geniali e come si diceva prima, ragazzi è veramente ambientato, cioè si vive il mondo di The Witcher anche se non c'è Geralt. Le miniature sono fighe, sì sono molto carine, sì. Molto fatte bene. Sono fighe. Va bene. Simone, allora vado io con un gioco che secondo me è più bello. Posso dire più bello? No, non lo so. Beh, io volevo parlare di Stationfall. È un signor gioco, eh. Allora, c'è da dire che non è proprio facile come gioco, eh. E c'è da dire che mi pare di vedere, aspetta, su BGG che lo dà di difficoltà 3.88, quindi... Non è proprio di primissimo pelo e non è anche ok i massimi livelli di difficoltà, però è sicuramente difficilotto. 1-9 giocatori, è una partita dura parecchio. Io, a me è piaciuto perché tu all'interno puoi usare tutti i personaggi, anche i personaggi degli altri, in quando loro non rivelano che loro stanno usando, che loro sono quel personaggio lì, tu puoi fare tutto quello che vuoi con il loro personaggio. Cioè puoi anche uccidere un personaggio e chi aveva quel personaggio si trova un po' trancato fuori. Ok, se sei dall'altra parte, rovescio della medaglia è forse che ti inculano senza volerlo. Però cioè, è una genialata, però. Dai, poter usare i personaggi degli altri per svolgere la tua missione. È una figata. C'è da dire che, ecco, prima si parlava di turni lunghi, ecco, questo forse è un aspetto che un po' più mi ha fermato, ma se non fosse per quello, per me vinceva a mani basse su tutti gli American del 2023, vinceva proprio. Io mi ricordo che praticamente passavo gran parte del turno, almeno all'inizio, a leggermi cosa facevano i personaggi, non soltanto il mio, ma anche gli altri. E a volte facevo difficoltà a dire, ma ora cosa dovrei fare? E mi rendevo conto che a volte la mossa ottimale non è proprio facile individuarla, bisogna fare diverse partite prima di ingranare. Più giocatori si è al tavolo, più personaggi trovi sulla plancia di gioco, puoi giocarne di più e questo ti dà una variabilità enorme, storie sempre diverse, però più si è anche più forse è difficile il gioco. Qualcuno di voi l'ha provato? Assolutamente sì. E devo dire che di Eklund Junior questo, perché High Frontier già, esatto, il papà aveva fatto High Frontier che è un gioco storico, che già quello è una follia. Il figlio a quanto pare è ereditato perché Stationfall no ragazzi, per me è un capolavoro, cioè è veramente un gioco allucinante. Io non era veramente, ecco, questo è il caso di dirlo, è uno di quegli American che non ha le miniature, ce ne ha per carità, se sono addirittura vedute a parte,
Addirittura ci sono dei token legno per i vari personaggi. I cubetti! I cubetti quasi riconoscibili, per carità, questo è anche un po' un difetto. Però al di là di questo, cioè, è tutta ambientazione, tutta interazione tra i personaggi. Cioè, quest'uomo è riuscito a creare dei ratti psionici che non si possono muovere, cioè devono utilizzare le persone che riescono a controllare mentalmente per muoversi. Quindi provate a immaginare di avere quel personaggio e se dici porca miseria sono nei guai, invece funziona benissimo. Poi veramente ce ne sono di tutti in quella stazione. Ricordiamo che poi il gioco ha questa ambientazione che sono gli ultimi secondi prima dello schianto della stazione, quindi c'è un po' una corsa a salvarsi o anche a suicidarsi per una buona causa. È geniale, ragazzi, io lo straconsiglio. Magari il 9, no, l'ho provato il 9 e ho visto gente che gli sanguinavano gli occhi, però in 5 o 6 è una bomba. Io mi sono innamorato, è veramente l'American che tutti noi avevamo bisogno. Io mi ricordo in 6 persone, se non mi sbaglio, la partita era durata, non dico 2 ore, ma poco meno. Era stata tosta. Vabbè, se qualcuno al tavolo non l'ha mai provato è difficilotto, eh? Poi dopo ingrani e velocizzi ovviamente e vai tosto. Io mi sono sempre chiesto, ma come ha fatto a inventare quei ratti? Cioè era sotto effetto di qualche cosa di psicogeno, perché però è geniale come idea, è sì, bellissima. Ma anche i cloni che usi tre personaggi assieme, o ad esempio la spia che gira in mezzo all'astronave, il tizio morto, c'è un tizio morto che è un mezzo zombie, cioè è pieno di riferimenti alla fantascienza. Ad esempio nella stazione c'è una stanza segreta con un progetto, il progetto X, che potrebbe essere qualsiasi cosa. Vale la pena aprire quella porta, che cosa c'è al di là, magari qualcuno potrebbe interessare, e questo crea il panico totale nella stazione, no? è vero, ma bello, è l'ambientazione fortissima, sì. Simone, lo devi provare tu, questo. Io la devo provare. Avevo visto che era il tabellone, penso, più grande della storia dei videogiochi. Sì, è enorme. Dei giochi da tavolo. Sì, già quando sei lì lo vorresti più grande, quel tabellone. Immagino, perché il troppo non è mai troppo. No, però è bello. Sì, qualche miniatura ci stava bene, anche dei ratti. Sì, beh, le vendono a parte, io le ho comprate il set appena ho visto il gioco e ho detto no, qui devo avere tutto, e me le sto anche dipingendo perché non le riconosci se no sulla mappa. Grande, che le dipingi. Sì, sì, no, è uno sforzo che vale la pena. Allora, Maledice, tocca a te. Che gioco ti ha colpito? Che gioco ti ha colpito? Tocca a te, mi viene in mente Alchila ogni volta. Allora, dammi solo un secondo. Di questo 2023 posso veramente noi non abbiamo il momento sponsor, no? Però possiamo darlo il codice sconto, se vuoi. Facciamo per l'occasione il codice Maledice 100 per avere i set di miniature per Station Fall. Ok, sì. Allora. Non so in quale store, però provateli tutti da qualche parte. Potrebbe funzionare, esatto. E raga, beh, 2023 è stata una bomba. Io posso veramente parlare di Darkest Dungeon? Cioè, mi autorizzate? Sei autorizzato. Sì. Ma però lo sai che se parli di Darkest Dungeon, la parolina in più per la mitica, poi sì. No, allora io odio la mitica, e come dico sempre, ho un doppio odio, perché uno, sono dei maledetti, scusatemi la parolaccia, bastardi, perché hanno veramente rubato nelle tasche dei poveri finanziatori. Sì, hai ragione, è vero. E da un altro lato invece mi hanno creato un gioco bellissimo, quindi cioè, ma perché almeno era brutto, ti odiavo, vendevo il gioco e finiva lì la questione. No, hanno fatto Darkest Dungeon board game, che uno dice viene da un videogioco, no, Darkest Dungeon, per quei pochi che non lo sanno. E dici, vabbè, il videogioco era un gioco solitario dove gestire un party di eroi che va in un dungeon, il Darkest Dungeon appunto, e affronta queste creature ovviamente ispirate a Lovecraft, andando sempre più nelle profondità senza impazzire, o meglio, senza diventare troppo stressati, perché letteralmente muoiono di infarto. E io ho detto, figurati, è un gioco impostato per il solitario, non riusciranno mai a farlo per più giocatori. E invece sono riusciti a fare qualcosa di incredibile, perché
Nel party tu controlli un personaggio, un eroe, con le sue abilità, e il ruolo in questo dungeon crawler è veramente importantissimo. Cioè, quanto un tank è fondamentale in questo party voi non avete idea. Non c'è dungeon crawler che arriva a quel tipo di profondità di ruoli, più che di tank. E lì devi proprio avere il party perfetto. Cioè, sì, e devi tenertelo caro, perché è questo il problema. Cioè, nel momento in cui tu perdi il tank o l'healer fondamentale, non ne hai tanti, ne avrai forse un altro a disposizione in tutta la campagna. Quindi quando lo vedi che sta per morire, lo devi mettere in panchina e vai a affrontare un dungeon difficile una seconda volta con un healer che magari non è all'altezza, creando grosso scompiglio, grossi problemi. Sì, sì. Esatto. Poi la cosa fichissima è che finito il dungeon dice: boh, è finito il dungeon, sai, sono stracontento. No, è solo l'inizio, perché è tutta la parte cittadina che vai a costruire e vai ad ampliare in svariate location che normalmente non ci sono in questo tipo di giochi. C'è diciamo la locanda con le prostitute, per intenderci, o la clinica per fustigarsi, per togliersi i propri peccati, in questo modo purificarsi dallo stress. Cioè, c'è veramente delle cose molto particolari, ovviamente oggetti, artefatti e nuovi mercenari che arrivano al villaggio. Veramente, poi le miniature, ragazzi, sono veramente di altissimo livello. Loro sanno fare i giochi. Ora, se uno va su BGG e va a cercare i loro giochi, purtroppo noterà che i voti sono bassi, perché semplicemente sono ricoperti da uno shitstorm spaventoso, ma in realtà sono bei giochi, dai. Super Fantasy Brawl è bello, Darkest Dungeon è molto bello, è fatto bene. Il fatto è che loro si sono comportati forse in modo non molto, molto adatto. Ora, non so quanti Kickstarter ancora devono dare devono ancora consegnare, questo non lo so, però hanno diverse cose in consegna. A te non sono ancora arrivate le espansioni, o sbaglio? No, dovrebbero arrivare a maggio, ovviamente sotto ricatto di un'ulteriore spesa che mi pare si girasse intorno ai 90 euro, quindi vabbè. E poi comunque devono consegnare ancora non ho detto niente, Siege, cioè ci sono tanti giochi che hanno fermi lì che vabbè. Sì, allora di Siege, quello di Rainbow Six, giusto? Ok, esatto. Mi sbaglio, è in consegna l'anno prossimo, ma non so in che periodo. Esatto, non si sa. No, ho provato un po' a informarmi e purtroppo, guarda, la marea, cioè quando tu vai a cercare Mythic e giochi Mythic, subito la marea di informazioni e shitstorm che c'è online ti oscura e non riesci più a capire ciò che è falso da ciò che è vero. Però sicuramente non è una bella situazione. Mi piacerebbe comunque giocarci a Darkest Dungeon, perché il videogioco, me lo ricordo, a parte la grafica un po' retro che non è che mi faceva impazzire, però il meccanismo di gioco è bello. Sì, le posture. Anche me, il videogioco me lo ricordo, era interessante. Dovrebbe arrivare, insomma, l'occasione anche per giocarlo, perché c'è un amico che, appunto, lo sta dicendo centellinato, anche lui il bestemmione che tira su sta roba, però probabilmente sul discorso, cioè Kickstarter, consegne, eccetera eccetera, si potrebbe fare un podcast su vari casi emblematici. Sì, no, ultimi, no. Non approfondiamo, perché no, non riusciamo. Non approfondiamo, sì. No. Non aprite quella porta. non aprite quella porta. Oh, Simone, vai, hai qualche altro titolo tu? Qualche altro titolo, sì. Un altro titolo che mi ha colpito per una componente che è la semplicità. Cioè io lo reputo anche qui, vedete, cioè un titolo che magari tra la platea, diciamo, di quelli che sono super appassionati American, un po' potrebbe anche far storcere il naso. Un titolo che è distribuito Asmodee all'inizio dell'anno, che è Massive Darkness 2, quindi è il seguito di Massive Darkness, che però io ritengo, con tutte le sue poi imperfezioni che possono far storcere il naso un po' di appassionati, comunque attualmente, secondo me, il mio mestore è uno dei, diciamo, degli introduttivi, perché comunque è uno di quelli leggeri, è un dungeon con una bella componentistica, perché già anche il predecessore faceva della componentistica
un punto di forza, con meccaniche semplici, comunque tutto sommato. Mi viene contestato tantissimo che non è impegnativo, non è complesso, cioè la struttura che praticamente è fatta, cioè esiste campagna, però può essere giocato anche a scenari singoli che non sono particolarmente impegnativi, però per esempio nella seconda edizione, quindi nel seguito, quindi in Mastic Blacklist 2, hanno per esempio diversificato una cosa che mancava per esempio nel primo, hanno cercato di rendere più asimmetriche le classi, e quindi abbiamo praticamente ogni personaggio con un set di abilità, ma addirittura di componentistica personalizzato, quindi tutti hanno un supporto diverso personalizzato, quindi anche sulla dalla fatina c'ha cioè il suo, ho detto la fatina, oddio, non so perché l'ha messo, c'è una pizzi praticamente che ha un suo set di componenti, la ladra che ha un sacchettino tipo dei trucchetti da cui pesca dei token con cui attivare le abilità, cioè, quindi ciascun personaggio ha un modo di ti impegna e effettivamente lo devi giocare in un modo assolutamente diverso. La storia, diciamo, la trama, diciamo, non è proprio di quelle super mega originali, nel senso il seguito del, non so se l'avete giocato, il primo Massive Darkness, comunque il classico gli eroi della luce contro l'eroe dell'oscurità, adesso praticamente anni dopo il gruppo è riuscito nell'intento, diciamo, di chiudere il portale dell'oscurità, adesso praticamente c'è uno scontro tra inferno e paradiso, quindi gli eroi di generazioni dopo praticamente vengono richiamati a ricombattere appunto l'inferno. Hanno una cosa che distingueva il titolo, che era praticamente quello che dava il nome, era appunto il discorso Darkness, cioè la gestione dell'oscurità, quindi del buio, per far muovere i personaggi, diciamo, nell'oscurità, per poter fare delle azioni stealth che hanno ulteriormente semplificato praticamente con un dado. E ripeto, se dovessi dire praticamente un titolo, cioè, lo spesso lo consiglio io quando viene chiesto, cioè, un titolo per cominciare ad appassionarmi ai Dungeon Crawl, io dico questo, con questo titolo ha tutte le caratteristiche per poterti accompagnare come antipasto per mano in questo universo. Simone, tu l'hai provato anche con l'espansione? Allora, io l'ho provato il gioco base, le espansioni in realtà sono come nel primo Massive Darkness, sono dei pezzi di personaggi che vengono cambiati. La vera espansione è Evenfall, che ancora non ho provato, quello che lo trasforma e allunga praticamente, come dire, dà la possibilità di sviluppare i personaggi su più livelli, cioè aumenta il numero di livelli e aggiunge anche la città su cui con cui interagire per potenziarsi. Io ho provato solo la versione base, che comunque è abbastanza autosufficiente. E ha già sei personaggi base. Sì. Ricordavo bene. Le miniature sono belle, ripeto, gli viene contestato il fatto che sia un po' semplice, poco impegnativo. Le missioni non sono difficili, però non lo vedo un difetto se vuoi cominciare magari a giocare. Io ho sempre considerato Massive Darkness come una sorta di hack and slash da tavolo. Sì. Visto che abbiamo detto hack and slash, diciamo anche che da poco è stato annunciato il gioco da tavolo di Diablo. La serie Shut Up and Take My Money. ho già visto Maledice che sta andando a cercare la pagina Kickstarter. Sì, cioè, Diablo è qualcosa che nel cuore proprio, no? Difficile dimenticare le ore spese davanti a Sanctum Sanctorum, quelle cose così. Mamma mia, all'uno e al due ho giocato tantissimo. E poi un po' mentre, non so, se chiudi gli occhi e ascolti la descrizione di Simone prima, cioè sembra quasi che stia descrivendo
Diablo, la città, gli eroi, ognuno lo combatte in modo diverso, cioè alla fine è la facilitazione di Diablo. Vediamo Diablo come sarà. Eh sì, beh, assolutamente, cioè, sicuramente le miniature avranno un peso gigantesco secondo me, perché comunque quando vai a toccare Dungeon Crawler, poi Diablo, poi Blizzard, cioè io mi aspetto qualità, punto, almeno su quello. No, no, è vero. Io, allora, è fatto dalla Glass Cannon, prima siamo andati a vedere che altri giochi faceva la Glass Cannon, ha fatto dei signor giochi, perché c'è Apex, c'è Frostpunk, quindi io mi aspetto, le aspettative sono alte, ecco, mettiamola così. Sì, non è Steamforge, diciamolo. No, no, no. E speriamo che non sia neanche come la mitica, eh? Esatto, soprattutto come la toccate piano comunque. Sì, sì, infatti. No, vabbè. Le precauzioni sono d'obbligo, perché sicuramente la Glass Cannon passerà da Kickstarter, perché con gli altri due titoli precedenti c'è passata, quindi, però finora è sempre andato tutto bene, non ha pendenti, per cui si spera bene, dai, non è che si vuol parlare male. Vabbè, niente, vado avanti così, dai, visto che parliamo di Dungeon Crawler, io maledicio una domanda da farti, perché io non ci ho giocato, ma la voglia di giocarci è tanta, perché mi ricorda tantissimo un altro videogioco. Com'è Keeps Hero Out? Ok, perché ti ricorda Dungeon Keeper? Sì, esatto, dai, okay, era bello, sì. Dungeon Keeper, che scavavi sottoterra, poi costruivi le stanze, è troppo uguale, cambia solo il nome, ma è quello. Sì, allora, il concetto che tu in quel gioco non sei il Dungeon Keeper, sei i mostri, però attenzione, e non c'è il fatto anche di costruire il dungeon te lo dà un setup iniziale e tu bene o male piazzi i tuoi mostri, che giusto, sono di svariata natura, cioè nell'espansione c'è anche Cthulhu, evviva, bellissimo, ma c'è il drago, che è solo una miniatura e la metti al classico al centro del dungeon, quindi a respingere questi eroi, perché l'obiettivo è respingere gli eroi affinché non conquistino troppi tesori. E questi arrivano ondate, quindi se vogliamo un po' una natura tower defense più che dungeon crawler, ok? Sì, è vero. La cosa fica, a me piace molto come gioco, è il fatto che tutti i mostri hanno una propria simmetria. E questo che cosa genera al tavolo? Genera che ogni partita, ogni scenario che ti propone il gioco va affrontato con un certo tipo di mostro. Cioè devi farti la build sul party, la costruzione del tuo party, anche se non è un party, sono mostri, ma cogliete la poesia, no, in questa cosa. E quindi, non so, gli slime, ad esempio, sono dei tank, rallentano molto l'avanzamento degli eroi. Gli gnoll sono molto forti a distanza. E poi ci sono i topi che si prolificano dappertutto, quindi sono molto sono ottimi per sciamare e quindi avere un buon controllo tra le varie stanze. Non mancano poi i crafting con gli oggetti in giro nel dungeon. Lo trovo un ottimo fine serata, cioè dopo aver giocato, non so, Massive Darkness, secondo me Keep the Hero Out ci sta da Dio, veramente. Ha una grafica bellissima, tra l'altro, molto proprio pulso, sì, è stile, cioè ha stile. Sì. Non è un gioco poi troppo difficile, quindi sì, a fine serata poi sì, ci si mette bene, non dura tanto una partita. È al solitario, se non sbaglio. Ora non so se ci hai giocato col solitario, però ha un solitario e ne sento parlare bene. Sì, al solitario, ma insomma... È sì. Più bello giocarlo con gli altri, c'è poco da fare. Ma cioè, hai anche le espansioni? Sì, quando faccio un Kickstarter è così, tutto o niente. All in. Allora, io ho fatto l'all-in su un altro videogioco, dobbiamo rimanere in videogiochi, ho fatto l'all-in su Heroes of Might and Magic 3. Gioco da tavolo. Beh,
Mamma mia, è una figata. Che ricordi, gioco. Però. Che ricordi, sì. Sul suo gioco. No, ma anche il board game, ragazzi, io ho avuto l'occasione di provarlo l'anno scorso a Essen, e wow! Cioè, sono rimasto veramente molto colpito, speriamo bene. Ma allora, la fase di combattimento non è che mi ha lasciato impressionato, nel senso che loro ti dicono, io ti offro due sistemi di combattimento, uno velocizzato e uno lento. Lento, tra virgolette, è quello con la mappa dove tu posizioni le miniature e le sposti, ok? Ora, vabbè... non possiamo farlo vedere tramite podcast, ma se andate a vedere le immagini in internet sembra proprio di vedere la plancia con le caselline di gioco del videogioco, dove tu sposti la truppa da una caselina all'altra e fai le tue mosse, eccetera. Quella lì mi ha lasciato un po' interdetto, ho detto chissà cosa si va a fare, cosa stanno sviluppando, forse le idee non sono molto chiare. Loro l'hanno giustificato però con il fatto che senza la mappa ti dura molto meno, con la mappa è perché vuoi avere più immersività, lo vuoi approfondire di più, ti piace di più l'aspetto del combattimento, eccetera, ti dura molto di più, ovviamente. Però tutto il contorno, io mi sono scaricato anche il manuale di gioco, me lo sono a letto tutto, tutto mi ha fatto pensare, ci sono un sacco di richiami al videogioco. Si vede proprio che le meccaniche sono riprese da lì, cioè a me mi ha colpito immediatamente, tutto l'insieme mi ha subito preso, in più c'è il ricordo di quando ero giovane, ora sono ancora giovane comunque, e ho fatto l'all-in. Ultimamente le LAN con gli ostre. No, ora mi è arrivata una mail, però ho scritto che invece di essere consegnato nel 2023 verrà consegnato l'anno prossimo. E quindi sono lì che aspetto ancora. Hai fatto anche tu l'all-in lì, maledice? Ovviamente sì, cioè come fai a non prendere l'all-in? Tra l'altro avevi anche una scelta se prendere varie scatole o il mega box gigante, fighissimo, tipo scrigno. Quando l'ho visto ho detto no, deve essere mio. No, io per motivi di spazio ho fatto le varie scatole, perché... Però online si trova l'unboxing del mega scrigno, non so se l'hai visto, recentemente è uscito. Non ho avuto occasione, ma non voglio rovinarmi la sorpresa. Io gli unboxing mi piace farmeli quando arriva il gioco. Questa cosa da maniaco di giochi da tavolo che è meglio che non voglio approfondire, ecco. No, ma te lo descrivo brevemente dicendoti che quel mega box è grosso quanto una persona intera. E che praticamente... Meraviglioso, meraviglioso. No, le miniature pre-produzione comunque sembrava... No, quella era una copia preliminare, non so come l'hanno chiamata, comunque mi sembravano belle. Sì, non erano male, cioè, io ho avuto proprio occasione di provarlo allo Spiel e devo dire che la parte di combattimento che tu temi sì, mi è piaciuta parecchio, ma soprattutto secondo me va preso con le pinze perché eravamo in due giocatori, in tre giocatori penso che appesantisca troppo il turno, quindi ci sta che abbiano fatto una versione più light per fare le partite multigiocatori, per intenderci, a meno che sei un pazzo assassino e farti 20 ore di Hero of Might and Magic, per carità, hai tutta la mia stima, magari invitami, però il giocatore medio dice di no. Però il combattimento è molto tattico, cioè ti sembra veramente come il videogioco, no? Che avevi tutte le truppe, le varie linee, cioè fighissimo. Poi per non parlare della mappa del mondo, la tua base da costruirti e potenziarti, cioè tutta quella sensazione che abbiamo vissuto negli anni 90 ritorna proprio di prepotenza. Bello, sì, bellissimo. Ebbene, qualcuno vuole parlare di videogiochi ancora? Guarda, posso citare solo un aneddoto di Heroes of Might and Magic. Sono una delle persone più forti che giocava Heroes of Might and Magic, perché ho conosciuto nella mia moglie, era tremenda. Però devi prendere il gioco da tavolo e farglielo provare, allora. Una volta si organizzava una specie di torneo LAN con diceva ragazzi eccetera, l'ho iscritta quasi per lei tutta, no ma io non mi piace giocare a casa quando sono tranquilla eccetera, i miei amici, no ma sì, ma infatti, ma non iscrivere perché magari si mortifica, gli ha disintegrati,
cioè le no. facce le facce di, praticamente la cosa bellissima, tu vedevi quando si apriva il vedevi le facce quando loro l'attaccavano e vedevano i titani, praticamente lei aveva tutto il tempo di crearsi i titani e quindi vinceva a mani basse con un colpo di fulmine li sderenava. Grande. Grande. No, no, non farla giocare contro di te al gioco da tavolo, mi raccomando. No, 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 mi sderena sicuro. Ok, io nella lista Vai. Davanti a me ho Oddsworn, Beast e Frosthaven. I tre giochi io non vorrei dire, ma in un quarto d'ora finiamo. C'è qualcosa però che voi vorreste parlare o sostituire con quelli che ho detto? Beh, se volete parliamo di Ato, io un Trespass Odyssey che è uscito quest'anno, cioè è arrivato quest'anno. Beh, anche questo che è un, cioè... mi dici come si scrive, che lo cerco un attimo. Se, io ho sempre chiamato Ato, se ci, Ato BGC, Aeon Trespass Odyssey. Ah, è vero, con Ato esce fuori. Sì, infatti. È come KDM. Hai visto che roba? Sì, ho visto, madonna, anche questo 4,73 di difficoltà. Picchia di brucio. Sì. Tra l'altro loro sono gli stessi che hanno fatto Kingdom Forlorn. Non so se avete preso, che quello è il gioco più grande che ho visto come scatola. Non ho mai visto una scatola così grande. Cioè, è enorme. No, non l'ho mai visto. In piedi mai alta visto. Come me, non so scherzare. Ma anche Kingdom Death, la Monster, la scatola. Ma hanno fatto il confronto con Kingdom Death Monster, sembra un fillerino Kingdom Death Monster messo con sotto. La scatoletta tipo delle portacarte. Che... cioè è la custodia del gioco, esatto. Io mi immagino mentre entro a casa con quella scatola lì mia moglie cosa mi dice. No, il divorzio. Io Kickstarter sono iperlimitato, nel senso che ne faccio pochissimi, non molto tematici, roba che io calcolo lo spazio dove deve andare, devi esatto. fare no, sì, devi sì, farne sì. uno mythic, Simone, ora di per forza, ecco. Vabbè, lì quando i miei figli poi vanno all'università mi arrivano tutte le scatole, quindi hanno 6 e 4 anni, ci sta che almeno per il liceo forse qualche scatola arriva. No, io sto guardando, correggimi se sbaglio, Maledice, sto guardando il Kickstarter, no, sì. Sì, può essere. Il Kickstarter di Aeon Trepass e le miniature sono giganti, mi pare. Sono belle grosse, sì. Beh, perché sono dei titani enormi che si combattono, tipo Evangelion, cioè tu entri in questo titano e vai a combattere contro queste creature che hanno sconfitto gli dèi, perché se nella Grecia antica... Vabbè, se volete poi lo diciamo nel podcast. No, no, vai, tanto la registrazione sta andando. Ok. No, perché se mi chiedi io poi parto, non mi conosco. Allora, davanti a me ho una miniatura fighissima di uno che al posto delle mani ha delle palle d'acciaio, sembra una cosa del genere. Sì, quelle sono... Allora, c'è un problema di fondo in atto. Allora, io sono un po' arrabbiato con quel gioco perché la parte narrativa è pesantissima, hai dei libri da leggere. Cioè, è capitato di fare sedute in cui ci sono 50 minuti di sola lettura, capisci? Tu sei lì la sera a giocare e ascoltare uno che legge non è il massimo. Purtroppo è tutto in inglese, quindi questo rallenta molto e fa perdere un po' l'ambientazione. Superata quella fase, quando è il tempo di combattere, il gioco diventa una bomba fotonica, perché ricorda un po' come Kingdom Dead Monster, questa unica plancia, il mostro gigante al centro, potentissimo, che se per sbaglio ti colpisce ti distrugge, ma proprio ti fa malissimo, quindi devi stare attentissimo negli attacchi. I tuoi titani, che hai costruito e intanto potenziato nella campagna, devono affrontarlo con delle tattiche, e ce ne sono davvero di tantissima natura, tipo uno fa da esco, gli altri colpiscono alle spalle, uno cerca di zonare il mostro in una certa zona in modo che gli altri riescano avvicinarsi e colpire e scappare, per intenderci. Poi i mostri sono molto particolari, cioè tipo il Maze Tower, mi pare si chiama roba del genere, che lui di attacco crea labirinti, quindi ti butta in un labirinto e devi cercare di uscire durante il combattimento.
In tutto questo, se non bastasse, c'è una divinità enorme, un uccello assassino che ti insegue e continuamente. Tu giri nella mappa della Grecia con questa Argo, che è una città volante, e affronti un po' alla come cavolo si chiama? Non lo so. Quello di Reattu, dai. Camelot. Sì, cos'è? Quello. Sì, dai, quello. Vabbè. Sì, sai che c'è la mappa che componi con tutte le carte? Mamma mia, è famosa. A te te greca. Non mi veniva a te Grail. Insomma, un po' alla Tente Grail vai a comporre questa mappa esplorando, quindi trovi delle location, trovi rifornimenti, eccetera, eccetera, e in più però sei seguito da questa Nemesis gigantesca che quando ti prende tu devi veramente pregare perché non ti distrugga tutto quello che hai creato. E questo è solo... dei morti, tra l'altro. Sì, no, ma proprio ti sfonda, cioè non è che ti uccide il personaggio, ti uccide proprio anche gli eredi, eccetera, eccetera. Cioè, quando lo incontri, veramente sei lì che preghi che non ti faccia troppo male, perché ti comincia a distruggere i titani, comincia a toglierti risorse, e questo è pesante in una campagna piuttosto corposa, quando cominci a non avere cibo per mantenere la colonia. Tra l'altro, finito il primo capitolo, ce n'è un altro, che è il secondo, il terzo e il quarto devono arrivare in consegna nel prossimo anno, e sono campagne epiche, cioè ci vuole 4-5 mesi per completare almeno il primo ciclo, potete immaginare. Sì, no, comunque già la prima scatola è gigante, si vede. No, è enorme, tutta bianca, stillosa. Sì. Mettiamola così, da come me l'hai descritto comunque sembra di avere un gioco cooperativo, boss fighting, ma all'ennesima potenza, dove è stato migliorato, diciamo, l'aspetto narrativo, l'aspetto evolutivo, di costruzione, o sbaglio? Sì, tutte queste cose ci sono. Bisogna un po' prendere appunto le pinze. La parte narrativa è quella che ci ha fatto soffrire di più, in realtà, più dei combattimenti, perché a volte si perde proprio in narrazioni un po' estemporanee, con riflessioni filosofiche che, no, per carità, in solo deve essere una figata pazzesca, però in quattro un po' scema, no? Dopo esatto, sì. Cade la palpebra, no? No, ma io ora... Beh, mi hai fatto venire una domanda. Se io ti dovessi chiedere, tra tutti i boss fighting, il più bello, tu mi dici questo? Questa è una domanda a un milione di dollari, però. Cioè, non è facile, non ti saprei rispondere. Tutti stiamo puntando su Primal, perché Primal, che tra l'altro è in consegna, spero, fine 2023, è quello che mi ha dato l'impressione di gioco veramente più profondo, più strutturato, eccetera, eccetera. C'è Oathsworn che si difende molto bene, anche soprattutto nella parte narrativa, lì è proprio mi ha stupito. Loro però, loro è diverso, loro hanno fatto il gioco e poi... Se... Cioè, loro hanno costruito un gioco, poi hanno detto attacchiamoci alla parte narrativa, ma così facendo, se tu vuoi, ti togli la parte narrativa e vai dritto sul tuo boss fighting, ok? Sì, però invece... è un peccato in Oathsworn, perché veramente, cioè, io lo ritengo il miglior gioco dal punto di vista narrativa, cioè, è studiato da Dio. Il livello comunque di qualità delle miniature e di profondità di gioco mi sembra lo stesso di Aeon 3 Pass, da come ne stiamo parlando. Cioè, mi sembra che più o meno siano equiparabili. Forse Oathsworn è un po' più agile come gioco, un po' più accessibile anche, o sbaglio? Sì, sono d'accordo, è molto più accessibile. Manca la parte della sopravvivenza che c'è anche in Kingdom Dead Monster, se ci pensi. Hai una società da portare avanti, non solo i combattimenti. Oathsworn sono proprio gli eroi che vanno a combattere, sono loro in un lungo viaggio che affrontano sempre situazioni che dici, oh mio Dio... E ci sono dei colpi di scena, l'avete provato, ragazzi? Ci sono delle scene fantastiche in Oathsworn. Oathsworn è bello, peccato che uno scala lo devi giocare con il party, cioè, più o meno fisso, come... però a parte quello che è abbastanza sopra, cioè ci passi sopra. Sì, è bello. Sì, sì, è bello. Io bello, lo volevo provare a Modena, alla Play, ma era sempre pieno. Sempre. Oh, era pieno, sì, sì. No, noi ci abbiamo nella crew il nostro esperto, cioè il gruppetto, cioè abbiamo il kickstarterista professionale, ci abbiamo queste chicche. Per esempio abbiamo provato Tanares, altro merito. Tanares, quando parlavi della parte narrativa, questo è un altro gioco monumentale. Io ci sono praticamente, non,
1000 espansioni, una roba gigantesca. E la cosa allucinante è vedere quel gioco che, oltre a portarti da una parte, appunto, anche lì c'è una sorta di arena da andare a ricostruire, comunque uno scenario con delle miniature predipinte bellissime, eccetera. Cioè, gli hanno montato sopra la parte, diciamo, narrativa, anche lì iper dispersiva. Addirittura praticamente devi fare prima una sorta di gioco di carte per prepararti per preparare il party, poi c'è un libro game, quindi tu non, ad esempio, non tocchi miniature, non tocchi nulla finché non hai completato la storia Bivi, e che ti tocca, cioè fai qualche prova così, eccetera. Alla fine, quando finisci praticamente il racconto, perché poi sono strutturati come dei racconti dei mini libri game, arrivi ad assemblare la mappa e a giocare a fare proprio del boss fighting all'interno di questo spazio che costruisci. Quindi vedo che quando ti sentivo parlare mi è venuto subito pure Tanaris Adventures, che ha la stessa struttura, quindi si vede che comunque c'è un filone che prova a costruire. Tra l'altro, ridendo e scherzando, sono andato a vedere, il voto medio è 8,5. Le miniature che sono pure quelle straordinarie. L'ultima partita è fatta contro un drago rosso che era predipinto, ma fighissimo, cioè nel senso, a livello di componentistica spaziale, bellissima, davvero. Sì, è veramente spaziale. È pieno di citazioni. La cosa carina di quel gioco è che è pieno di citazioni, cioè sia cinematografiche, di libri, fumetti. Ci sono tutta una serie di prese in giro, ti richiamano un sacco di oggetti, anche di illustrazioni. Perché hanno chiesto, diciamo, quando sviluppavano questo qua, la Dragori, questa brasiliana che l'ha sviluppato, delle autorizzazioni per dei cameo, anche alla Ludus praticamente, per dei cameo da inserire dentro il gioco. Quindi c'è questa cosa fichissima che ti richiama anche tutta una serie, diciamo, di chicche per nerd. E poi il gioco, però, ripeto, questa struttura praticamente in tre piani di gioco, ti porta appunto dalla parte preparatoria, la narrazione, fino al combattimento, abbastanza lungo. Cioè, quindi un po' anche io ben tutto in inglese, quindi devi conoscere la lingua. Mentre stavamo parlando sono andato a vedermi anche High on Trepass, che voto a Odyssey 9.1, però maledice. Sì, l'hai toccata piano, proprio. Beh, hanno un po' i loro fanboy, cioè attenzione, perché io sono sicuro che gente che conosco che prova un gioco del genere gli dà 4, perché veramente ci sono dei momenti in cui devi essere dentro il gioco, cioè devi essere America, c'è poco da fare. Sì. E dei tuoi soci c'erano delle cose, delle almeno in passato c'erano delle scelte leggendarie te che difendevi la posizione degli America, un puro sangue. Ah sì, Canopus prende la benzina, sì. Addosso, sì. Direttamente, non sono sicuro, infatti non gli ha neanche fatto provare. Già con Kingdom Dead Monster, il poretto, gliel'ho fatto provare e ha sofferto, per quanto all'inizio sembrava abbastanza preso. Forse bisognerebbe far iniziare queste persone con qualcosa un po' più leggero, tipo Beast, no? Quello che ora è uscito con la Little Rocket Game in Italia, oppure con Massive Darkness. Poi, sai cos'è? Se a volte l'ambientazione fa veramente tanto. Se ti prende l'ambientazione ti piace anche il gioco, te ne freghi dell'alea, di tutto il resto, anzi, ti piace anche. Altrimenti, se non ti piace l'ambientazione, si fa fatica. Vero, vero, assolutamente vero. Anche se adesso non deve fare la classica battaglia American-German, però i German in realtà dell'ambientazione gli interessa relativamente, cioè che ci siano delle miniere da scavare, che delle città tedesche da ricostruire, da costruire. Proprio non gliene può fregare di meno, però ci sta, cioè io assolutamente sono d'accordo con te.
Poi, boh, il fatto che ci sono meccaniche anche che, tipo Beast, ora parliamo di American, hai il fatto della gestione carte, che passi, le fazioni sono asimmetriche, ci sono identità nascoste, cioè è un qualcosa che magari è fuori dal comune, però ti ambienta ancora di più, ci aggiungi la meccanica che ti ambienta, l'ambientazione stessa del gioco, il gioco è fatto, il gioco ti prende, poi via. Poi possiamo dire quello che vogliamo, dadi o non dadi, ma American di per sé, la prima cosa che ti viene veramente in mente è l'ambientazione, poi dopo c'è tutto il resto, ma prima di tutto devi avere l'ambientazione, ci deve proprio, è fissa, no, no, non puoi fare un American senza ambientazione, non esiste. No. Bravissimo. No. Poi quando riesci i capolavori, quelli assoluti, quando ci modelli sopra le dinamiche, le meccaniche, ci costruisci sopra il game design, cioè lo giustifichi con l'ambientazione, lì poi raggiungi il top del top. È vero, è vero. Tipo Zombicide. No, sto scherzando, non picchiatemi. Però ora vi dico una cosa, Zombicide attualmente è l'unico gioco di cui ho colorato tutte le miniature, perché le miniature colorate di Zombicide, io ci gioco anche con mio figlio maledice, se tu li metti davanti a un bambino, qualsiasi cosa stai facendo, si zittiscono, le guardano e ci vogliono giocare, e lì hai capito di aver vinto qualsiasi cosa. È la base del successo di Zombicide, cioè Zombicide ci giochi con tutti e poi, cioè, dai, a me quando è uscito è piaciuto, cioè era divertente, ondate di zombie dappertutto, veramente ne mettevi tantissime di miniature per sì, l'epoca sì. È stato qualcosa di innovativo comunque. Ora una domanda, poi chiudiamo. Di tu colori le miniature di tutti i giochi che hanno le miniature? No, magari dovrei avere due vite, forse anche tre. No, io dipingo solo volante. Ti piacerebbe, confessa. No, mi piacerebbe un sacco, ma cavolo, principalmente con Warhammer è l'80% della mia pittura. Poi arriva Session 4 che richiede magari lo sforzo aggiuntivo, allora sì. Ma i giochi da tavola, complice il fatto anche di una plastica un po' particolare da lavorare, non sempre semplicissima, tendo a evitarli. Vabbè, tu sei un pittore professionista, però. Papo, se gliel'hai chiesto comunque con una voce di un suo dente, sembra una cosa zozza. Tu non ti porti di piacere tutte le miniature. Ma perché in realtà è il mio sogno, quello di poter pittorare tutte le miniature dei giochi che ho. Ma è irrealizzabile. È come se gli potevi anche dire, ma tu imbusti tutte le carte. Sì, è vero. Neanche lì le imbusto tutte comunque. Vabbè, niente. Ragazzi, per me abbiamo concluso. Cioè, non è... A meno che non vi è venuto in mente qualcosa all'ultimo minuto, ma abbiamo parlato di qualsiasi cosa del 2023. No, diciamo 2022-2023, abbiamo parlato quasi di tutto. Non c'è il viene grande assente Orc Quest. Sì. Orc Quest però c'è da poco. Sì, è da uscito, cos'è, sì, mesetto e mezzo. Sì. Mesetto, sì. E c'è da dire, ok, la cosa fica di Orc Quest che inverte i ruoli. Cioè, tu gli orchi. Tu sei il cattivo. Sei il cattivo. Non è, cioè, gli orchi non sono mai cattivi, loro sono brutali. È diverso. Pensa a Warcraft, no? Gli orchi, l'orda non è cattiva. Ti viene a pensare così perché sono mostruosi, ovviamente. Però sì, io le sono, secondo me, molto più buoni dell'alleanza. Oh, mamma mia, che questione filosofica che abbiamo aperto, però è vero. E l'altra cosa bella di Orc Quest è che è molto stealth, ok, come tipo di gioco, cioè tu non puoi entrare in un villaggio, uccidere chiunque, cioè c'è nel troppo caos, arrivano veramente gli eserciti a respingere questi 4-5 orchi e quindi devi sapere muoverti sulle mappe e questo genera tante abilità molto particolari legate allo stealth che è un po' dimenticato intanto in Dungeon Crawler. Sì, sì, è vero. Sì. Io la cosa che mi piaceva di Orc Quest era il fatto che comunque si proponeva di tenere un buon numero di giocatori,
se non mi sbaglio arrivava fino a 6-7, non mi ricordo più, e comunque le partite un'ora le portavi a casa. Cioè un gioco alla fine profondo, però facile nel senso che sai subito cosa fare, dove muoverti, cosa fare, cioè devi apprendere un po' le meccaniche, però poi lo gestisci abbastanza velocemente e questo ti tira dentro, o sbaglio? Sì, no, sistema di sparring è fighissimo. Sì, molto bello. Poi non ha sottomeccaniche. Cioè, il problema dei Dungeon Crawler sono le sottomeccaniche. Pensa a uno Sword and Sorcery quando si muove un nemico. Hai tipo una tabella da 10 minuti. No, le carte dei nemici di Sword and Sorcery sono con la loro AI è veramente allucinante. Cioè, è per carità, ti mettono anche quelli in difficoltà. Ecco, quello è un altro gioco da CKMA di citazione per la cura sulla AI, l'intelligenza artificiale dei mostri. Però la rende male. Mi avete fatto venire in mente, è snello, è un gioco snello, ecco, però è profondo. Ci piace. Sì. Va bene. Ok, ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Io direi di salutare tutto. Ringraziamo Maledice che ci sei venuto a trovare. Grazie a voi, è stata una figata, mi sono veramente divertito. Ora ne faremo qualcos'altro in futuro, però Simone, cambiati il microfono, mi raccomando, anche le cuffie. Sì, cioè, assolutamente farò uno switch di attrezzature, diciamo, abbastanza più professionali. Black Friday. Okay. Black Friday in combe. Infatti. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.